Il derby d'Italia, Juventus-Inter. È una partita complicata. Non voglio vendervi un'illusione, non voglio vendervi una bugia. Però la Juve è ora che inverta questa cazzo di tendenza. Non vinciamo un big match da milioni di anni. E io sinceramente ho voglia di iniziare a respirare nuovamente delle partite diverse, anche contro l'Inter, contro queste squadre qui. E quindi cazzo, io stasera non mi accontento del pareggio, per quanto questa Juve sia ancora tremendamente malata, per quanto questa Juve sia ancora brutta da vedere, instabile, folle, pazza, chiamatela come volete, io questa sera non posso accontentarmi del pareggio, perché veniamo da un inizio di campionato tremendo e bisogna vincere per recuperare terreno e per risorpassare l'Inter. Quindi stasera l'obiettivo devono essere i tre punti, devono essere i tre punti, deve essere la vittoria, fine. La Juventus deve ritornare a vincere anche queste partite. Magari 2-1 per la Juve, ragazzi, magari. Io invece del pareggio non mi voglio accontentare. Non credo che il pareggio possa essere un buon risultato stasera. Ah, è vero, Capitan Danilo non Quadrado. Oppalala, è ora. È davvero ora di ricominciare a respirare quell'aria lì. E devi farlo già da stasera. L'anno scorso Rabiot non gli è ancora andata giù dall'anno scorso, Juve-Inter. 25 come cavallo pazzo, quindi farà gol sicuramente. Eccolo lì, in pressing, su Barella. È la seconda volta in stagione che prevedo il gol di Adrien Rabiot. Molto bene. Mamma mia, passato il cross di Di Marco. Oh, Lautaro! Se l'è mangiato Lautaro! Stiamo andando troppo in orizzontale. Scesi la parata con i piedi! La parata con le mani e poi la tenuta con i piedi sul rimpallo. Un altro retropassaggio al portiere ancora! Szczesny avrà toccato 28 palloni. Stiamo giocando col portiere e basta. E andiamo indietro. Facciamo una cosa. Andiamo un altro po' indietro se possibile. Perdiamo altri 10-15 metri. Così giochiamo a ridosso delle curve. Facciamo giocare anche i tifosi oggi dal gran che andiamo indietro. Bravo Bremer. Bremer in attacco, raga. Bremer attaccato. Guarda, cioè, c'è Bremer che fa la punta. Non sto scherzando. Sembra in FIFA quando metti ultra offensivo per far salire il difensore. C'è Bremer che fa la punta. C'è Bremer che fa la punta! Che cazzo ha fatto? Illusione ottica del gol. Illusione ottica del gol. Bremer in mezza rovesciata. L'avevo vista dentro, Bremer. Che cazzo fai? Sei impazzito. Bremer regista adesso. Fa tutto lui. Ma dov'è Quadrado? Ma perché è così basso Quadrado? Ma stiamo attaccando e sta marcando. Ma chi? Ma santo il signore. L'Inter che sta giocando esattamente come noi in questo momento, tutto orizzontale, tutto dietro, fermi lì. Mamma mia, cosa si è mangiata l'Inter qua. Porca vacca, è uscita di niente. Ma c'è, Szczesny si è girato paralizzato. Bravo Rabiot. Bel gioco di gambe qua di Rabiot. Bel gioco di gambe di Rabiot, non pensavo di poterlo mai dire nella mia vita, mai. Pure l'ha fatto. Rabiot sta crescendo dopo 28 anni di Juventus in cui non ha fatto niente, ci sta. Bravissimo Fagioli, Cassarola. Gran chiusura. Cazzo Bremer, che chiusura importantissima. Oh, mamma mia, cosa ha fatto Barella? Si è fatto male Bremer, ancora. Si è rifatto male Bremer. Ci sta. Era tornato da ben 37 minuti. Ci sta che si rifaccia male. Quindi a questo punto mi viene da dire che non è muscolare, ma che sia davvero il ginocchio, perché sennò come fai a dire ci provo a livello muscolare? Se hai sentito tirare vai giù. Ma ripeto, secondo me la formazione è giusta, cioè questi 11 ci stanno. Avrei semplicemente alzato un po' di più Fagioli, perché sennò la palla non arriva. Però se tu l'approcci per non prenderlo e basta, cioè, attenzione che qua c'è tanto spazio per l'Inter, però c'è tanto spazio per l'Inter. Mamma mia, se l'hai mangiato anche questo. Si è mangiato anche questa l'Inter. È il terzo gol clamoroso che si mangia l'Inter in 42 minuti. Mamma mia. Mi hanno preso il tiro anche da parte di Acerbi, di Trivela, ragazzi. Magari il passo avanti tu non lo riesci a fare per mille motivi. Ti mancano i giocatori, ti manca la qualità, non sei così forte, gli altri sono più forti e quindi quel passo avanti non lo riesci a fare. A me dà fastidio
che non si provi a farlo, che sono due cose diverse, e che quindi ci vada bene andare avanti così. È questo qui che mi dà fastidio, è questo qui che mi dà fastidio, questo che mi dà fastidio, perché non riesci a fare il passo avanti. Capita, può succedere, ma se tu non provi a farlo, invece è una tua volontà, è lì che cambia tutto. Cazzarola, non si può essere soddisfatti di sta roba qui. Io capisco che tu possa giocarlo male un primo tempo, ma no, non che tu non vada mai a provare di fare gol. Cioè, questa è una roba. Io non chiedo mica il tiki taka. Per me, giocare bene è quando riesci a creare delle occasioni da gol e a limitare quelle degli avversari. Come le crei, non me ne frega niente. Però se non provi neanche a crearle, amico mio. Ecco, adesso in avanti. E adesso in avanti. Dopo 20 secondi in avanti. Cioè, hai fatto più in questi primi 20 secondi che in tutto il primo tempo, eh? Questi 20 secondi, meglio di tutto il primo tempo. 20 secondi. Come cazzo ha calciato Çalhanoğlu? Rega, ha fatto un gesto tecnico immenso di Çalhanoğlu. Preso la traversa, parata di Szczęsny. Ma gesto tecnico clamoroso. Cazzo, un contropiede, Rega, non ci credo, un contropiede. Ma il gol di Rabiot! Ma il gol di Rabiot! Abbiamo fatto un contropiede, la prima azione, andiamo in vantaggio. La prima azione, il gol di Rabiot di destro. Ma cosa vuoi, Siri? Ma cosa vuoi? Ma stai zitta. Il nostro gol è ador. Mamma mia, non avrei mai pensato di essere trascinato da Rabiot, e invece siamo trascinati da Rabiot. Non possiamo fare a meno di Rabiot. Incredibile. Che strappo di Kostic. Barella fa una mezza minchiata qua, eh. Devi buttarlo giù. E poi Rabiot ora, ragazzi. Ma come fa? Ma che gol ha fatto? Ma era difficilissimo. Che sport strano il calcio. Gol sbagliato, gol subito, è una grande legge del calcio, sì. Cosa succede? Perché siamo fermi e entra Chiesa? Non capisco. No, angolo. Ah, pensavo rimessa laterale. Oh! Danilo, 2-0. No, incredibile, Rega, 2-0. Incredibile. Incredibile. Che cazzo abbiamo visto? Ma che cazzo stiamo vedendo, Rega? Ma proprio non l'hanno minimamente marcato. Cioè, De Vrij, svegliatelo, De Vrij, una certa. Buonanotte, Pirone. Di polpaccio sinistro. Rabiot di destro, Danilo di sinistro. No, checking goal del VAR, no, eh. No, annullato. Ma fatemelo rivedere. Ma chi è che ha preso? Ma di chi? Ma di Danilo? Ma scusami, no, scusatemi. Ma dove? Scusatemi, eh. Ma dove? C'è Chicco. Esce Milik. Eh no, ma il problema adesso è tenere sul pallone quando fai delle spazzate. No, Rabiot. Bravo Szczęsny, cazzo! Bravo Szczęsny! Alessandro, devi ricominciare a giocare con noi, non contro di noi. Bro, che palla di fagioli, cazzo! Ma cos'è? Clamoroso Kostic. Beh sì, bisogna crederci, quindi per crederci è l'ora del cappuccio.
È l'ora della sofferenza, quindi il cappuccio. Che chiusura di Bremer, ragazzi. Che chiusura di Bremer. Fagioli! Nicola Fagioli! Nicola Fagioli! Senza di alzare la testa, di seguire il compagno. Fagioli, di nuovo lui. 39 della ripresa, 2-0. E si è passati da una potenziale occasione per l'Inter con una chiusura straordinaria di Bremer al 2-0 di Fagioli, che raccoglie il secondo assist di giornata di Kostic. Adesso Fagioli si va a prendere l'applauso della... Che bello, che bello, che chiusura di Bremer, ragazzi, che chiusura di Bremer, e che intelligenza di Di Maria, che intelligenza di Di Maria, grande Fagioli, cazzo, grande Tech, non avevo ancora messo la felpa quest'anno, è la prima volta. È la prima volta che metto la felpa. Ancora deviazione di Fagioli che va a esultare con la curva. Esaltante Fagioli. Un Fagioli esaltante. Quarta vittoria di fila. Si batte l'Inter. Si supera l'Inter. Si torna a vincere un big match. Si torna a vincere un big match. Che bella sensazione. Che bella sensazione mostruosa. Quanto mi era mancata questa sensazione. Che bello, che bello.